Parola. Ti vuoi parlare per primo? Poi magari mi riprendo dopo. Vabbè, allora faccio io, decido io. Partiamo dalla Francia con Aurélie, che ci parlerà un po' di quello che è la situazione parigina nello specifico e quello che è stato appunto l'immagine dei gilet gialli e tutto quello che è il suo contorno. Grazie. Grazie per l'invito. Io quindi mi chiamo Aurélie, vivo a Parigi, faccio parte del gruppo di Potere al Popolo Parigi, anche se negli ultimi mesi sono stata molto in giro per il lavoro. Comunque ho seguito da molto vicino il movimento sin dall'inizio e quindi sono venuta qua per dare un po' la mia lettura di quello che è stato e che può diventare ancora oggi questo movimento. Quindi forse non lo sapete tutti qua presenti, ma il movimento dei gilet gialli non è completamente finito. Ci sono ancora migliaia di persone che ogni sabato prendono le strade in varie città in Francia. Ci sono azioni collettive organizzate, assemblee che continuano di organizzarsi e di cercare di strutturarsi. E quindi oggi sono più di 8 mesi che sin dal 17 novembre 2018 ci sono decine e centinaia di migliaia di persone che hanno deciso di indossare questo gilet giallo, che è quindi questo gilet che tutti gli automobilisti devono avere in Francia per legge, e di occupare le rotonde, di occupare anche i parcheggi, di bloccare le strade e di diciamo, fare diversi tipi di azioni collettive come autoriduzioni di pedaggi di autostradali, blocchi di centri commerciali, di piattaforme logistiche, di porti industriali, eccetera, eccetera. Quindi oggi le analisi possono divergere, però c'è una certezza, nel senso tutti i commentatori sono d'accordo per dire che questo è uno dei movimenti più importanti della storia recente della Francia, non tanto per il numero di partecipanti, ma per il numero di la durata del movimento e per anche il suo carattere atipico, sia nella sua composizione dei partecipanti, anche nelle forme d'azione che ha adottato. Ed è anche abbastanza unico per il grande sostegno che ha ricevuto da parte della popolazione francese, dell'opinione pubblica francese, rispetto ad altri movimenti sociali tradizionali francesi. Eppure non si può certo dire che il movimento sia stato vittorioso, malgrado qualche briciole che sono state concesse dal governo del presidente di Francia, Emmanuel Macron. Diciamo che il movimento non è riuscito a far cambiare rotta veramente al governo francese, e anzi le ultime elezioni europee a fine maggio sono state una sconfitta molto moderata per il governo, il partito di governo, la République en Marche, che ha preso quasi il 22% dei voti espressi, quindi con un punto meno che il partito d'estrema destra di Marine Le Pen, che si chiama Rassemblement National. E quindi i gilet gialli non sono riusciti in tutti questi mesi a dar vita in qualche modo a un'alternativa positiva per la popolazione francese, e quindi oggi, anche se ci sono ancora migliaia di persone che si mobilitano e che si organizzano, non possiamo non farci la domanda di sapere se tutti questi mesi abbiamo avuto speranza per poi vedere che tutto tornava esattamente come prima. Allora io penso che, ve lo dico subito, non penso che tutto tornerà esattamente come prima, però per riuscire in qualche modo a provare a fare un bilancio di questo movimento e a dare un po' quelle, penso che possono essere le prospettive che si aprono oggi, pensavo di tornare un pochino a spiegare
sia un po' l'evoluzione e la sociologia, la composizione di questo movimento per chi non ha seguito particolarmente la questione. Quindi, come penso sapete, il movimento è nato a novembre del 2018 su una questione, una protesta all'aumento del prezzo della benzina. Però molto veloce, quasi subito, è cambiato, è evoluto in una cosa molto più ampia, di ampio respiro, con delle rivendicazioni che avevano come cuore la questione della giustizia fiscale e sociale e anche la questione della partecipazione diretta del popolo francese alla democrazia. Quindi le rivendicazioni che sono state formulate e espresse da quasi pochi giorni dopo il 17 novembre e che poi sono... Non si sente? No, per le prove, facciamo alzare i volumi. E che poi hanno dominato, diciamo, durante tutti questi mesi le discussioni sulle rotonde, nelle mobilitazioni, eccetera, sono state rivendicazioni come l'aumento del salario minimo, come l'aumento delle pensioni, l'inquadramento degli affitti, il diritto alla casa, la difesa dei servizi pubblici, il fatto di rimettere la patrimoniale che era stata tolta dal governo di Macron, la difesa dell'ambiente anche e anche in particolare la rivendicazione di creare un referendum di iniziativa cittadina che sarebbe uno strumento che permette al popolo di proporre leggi, di cambiare la Costituzione, di revocare gli eletti a tutti i livelli e anche di abrogare delle leggi. Questa è stata una delle domande che è diventata simbolo abbastanza centrale nel movimento. Poi, per quanto riguarda la composizione del movimento, ovviamente ancora non esiste una sociologia precisa del movimento, però ci sono stati molti studi di sociologi, geografici, politologi, eccetera, che hanno mostrato che il movimento era presente su tutto il territorio, ma soprattutto concentrato nelle zone rurali e periurbane. Questo si è molto detto, quindi la Francia cosiddetta invisibile. Che il movimento era composto in maggior parte di classe popolari e classe medie inferiori, diciamo, in particolare da lavoratori impiegati, che erano la gran maggioranza del movimento, ma anche di operai, di disoccupati e pensionati, forse lo tengo troppo vicino, ma anche di una parte di piccoli commercianti, piccoli artigiani e piccoli imprenditori che erano stati impoveriti dalla crisi del 2018. Gli studi mostrano anche che la gente mobilitata era gente poco diplomata, che c'era una forte presenza di donne nelle mobilitazioni e insomma il punto comune che accomunava tutte le persone mobilitate, questo era ovvio sin dall'inizio, era che erano persone che non riuscivano più a arrivare a fine mese. E quindi questo è una cosa molto importante, diciamo. E un'altra, penso, caratteristica interessante di questo movimento era che si dichiarava sin dall'inizio apartigiano, cioè che rifiutava le sigle dei partiti, dei sindacati e rifiutava in modo molto forte le élite politiche, i dirigenti politici. E anche, appunto, come ho detto prima, che è stato molto sostenuto dall'opinione pubblica con 83% di opinione positive all'inizio, 75% durante tutto il movimento. E quindi, malgrado tutto questo, quindi malgrado una forza importante, diciamo, di questo movimento, comunque non è stato in grado di imporre il rapporto di forza sufficiente per far indietreggiare il governo. E ora ci sono molti motivi che spiegano questo, ora non ho tempo di entrare molto nei dettagli, quindi non voglio farla troppo lunga. Secondo me, ovviamente, il primo motivo
è stata la repressione veramente incredibile che ha subito questo movimento, di una violenza che non si era vista in Francia probabilmente dalla guerra d'Algeria, perché ci sono molte persone che hanno vissuto il 68 francese, che hanno testimoniato del fatto che neanche nel 68 francese si era arrivati a questi livelli di violenza della repressione verso un movimento. E avrete tutti visto le mani schiacciate, gli occhi persi, decine di persone hanno perso l'occhio, migliaia di feriti, migliaia di arrestati, i lacrimogeni, i flashball, eccetera, penso che sono arrivati anche qua in Italia, insomma. E quindi questo ovviamente è stato una delle principali ragioni che hanno spinto la gente a tornare a casa, perché la gente a un certo punto aveva troppo paura di andare alle manifestazioni, insieme a una repressione giudiziaria veramente fortissima. E un'altra cosa è stata ovviamente che dopo alcuni mesi la gente era stanca, cioè stanca di dover pagare le multe ogni volta che si facevano fermare, stanca di dover pagare i trasporti per andare a Parigi per manifestare, stanca di dover prendere ferie per manifestare, eccetera. Quindi con il tempo, diciamo, la gente che già era precaria è diventata molto difficile. Poi bisogna dire che le rotonde occupate sono state sgomberate 30-40 volte, e ogni volta i gilets jaunes hanno dovuto ricostruire la loro capanna, eccetera. Però ovviamente dopo qualche tempo questa cosa è stanca. Un altro elemento che mi sembra è stato molto importante nell'impedire un rapporto di forza vittorioso, diciamo, è stata la mancata convergenza tra i gilets gialli e le centrali sindacali francesi, anche se c'è stato qualche tentativo, anche se c'è stata una spinta abbastanza forte dalla base dei sindacati, comunque non c'è stata una vera convergenza, purtroppo, del movimento sindacale con quello dei gilets gialli. Quindi per venire un po' a un bilancio e alle prospettive che si possono aprire, io penso che ovviamente oggi, anche se ci sono ancora migliaia di persone che prendono la strada il sabato, non credo che il movimento riprenderà con forza come era a dicembre, gennaio, febbraio, eccetera. E penso che nessun movimento dura per sempre, quindi è anche normale che evolve in qualche altra forma, che prenda un'altra forma. La questione è di sapere cosa diventerà. Penso che ci sono due cose importanti da ricordarsi di questo movimento, anche per noi, per tutti i movimenti, per il seguito. Una è che in tutti questi mesi ci sono state migliaia di persone che hanno preso parte per la prima volta in azioni collettive, che hanno imparato cosa vuol dire l'azione collettiva, quindi gente che dal 19 novembre per la prima volta sono usciti, hanno preso la strada e hanno in qualche modo sono usciti dal coma politico in cui stavano e hanno cominciato a contestare le politiche neoliberiste e in qualche modo la non democrazia, la post-democrazia in cui ci troviamo da 40 anni, e che hanno preso coscienza della loro forza collettiva tramite le manifestazioni, le azioni, eccetera. E questo ovviamente non, secondo me non sparisce magicamente adesso perché c'è stata la repressione, perché la gente è stanca. In qualche modo risorgerà in qualche altra forma, forse non con il gilet giallo, forse in un altro modo. Però centinaia di migliaia di persone che si politicizzano così tanto è una cosa che rimane. E un'altra cosa che mi sembra importante da ricordarsi di questo movimento è come è stato evidente che questo movimento ha fatto veramente tremare, ha fatto veramente paura al governo, alle elite francesi. Questo è stato particolarmente ovvio
verso fine novembre, inizio dicembre, quando c'era veramente la mobilitazione più ampia, più determinata e anche più gli atti più violenti, anche sui Champs-Élysées, eccetera, ma era anche il momento in cui c'era la prospettiva, la possibilità di una vera convergenza, di una mobilitazione di tutte le centrali sindacali che si erano incontrati per la prima volta dal 2008, si erano incontrati insieme per valutare se volevano raggiungere in qualche modo a sostegno del movimento, e anche si intravedeva una convergenza con gli attivisti ambientali. E secondo me questo, cioè, noi abbiamo visto a dicembre Emmanuel Macron aveva l'elicottero nell'Eliseo che aspettava lì per evacuarlo in caso di emergenza, e questo è una scena che in Francia non è una cosa banale. E c'è stato il capo del Confindustria francese che si chiama, cioè il MEDEF si chiama in Francia, che ha chiamato il governo dicendo adesso dobbiamo lasciare qualcosa. E infatti per questo ci sono state le briciole che ci sono state. E questo è importante perché è un'ennesima conferma che veramente la convergenza della lotta, la cosiddetta ricomposizione del blocco sociale e di riferimento è quello che veramente fa più paura alle elite economiche e politiche dei nostri paesi. E però non è bastato, e bisogna quindi chiedersi quali soluzioni ci sono per avere quindi una convergenza, un rapporto di forza sufficiente. Secondo me adesso il movimento si deve veramente chiedere, porre la questione della sua strutturazione, perché c'è un chiaro bisogno di organizzazione, di strutturazione del movimento che permetta un impatto, un'efficacia reale, che permetta anche un chiarimento ideologico, perché comunque c'è da dire che alle ultime elezioni europee c'è una parte, almeno 40-45% dei gilet gialli che hanno votato, quelli che hanno votato almeno, che hanno votato per l'estrema destra, anche se le loro rivendicazioni erano molto più rivendicazioni di sinistra. E quindi c'è bisogno di un chiarimento da questo punto di vista, e c'è bisogno anche di una strutturazione che permetta delle convergenze con altre forze sociali e politiche del paese. In realtà questo sforzo di strutturazione è quasi finito, si sta già avvenendo, sono già mesi che ci sono sforzi che esistono. Secondo me, da quello che vedo, ci sono due poli che esistono, in cui cercano di strutturarsi in questo momento. C'è la cosiddetta assemblea delle assemblee, che quindi da gennaio ci sono centinaia di assemblee che si sono create in tutto il territorio francese, che si sono incontrati tre volte, si dovranno ancora incontrare presto, e che quindi hanno visto delegati di tutte le assemblee incontrarsi per parlare di rivendicazioni, di come strutturarsi, di democrazia e di come impattare meglio per affrontare questo governo. E bisognerà vedere un po' dove va questa esperienza lì. Poi da un'altra parte c'è l'esperienza e strutturazione da parte delle cosiddette figure del movimento, che in realtà sono i leader, ma non si possono dire leader perché non si può essere leader nei movimenti, nei gilet gialli. E una di queste figure, che sono emerse in modo un po' spontaneo dall'inizio del movimento, una di queste figure ha creato una piattaforma che si chiama la Ligne Jaune, che cerca di mettere in rete tutti i gruppi, iniziative, cose, di proporre anche una carta dei gilet gialli comune, condivisa. E questa è un'altra proposta, lui è molto molto seguito dai gilet gialli, e la questione è di vedere se ci sarà una convergenza, una sovrapposizione tra questi due poli. Per ora ci sono state tensioni, difficoltà, però ci sono
segni di apertura da entrambe le parti recentemente, quindi può darsi che ci sarà una vera strutturazione del movimento che sta nascendo, unitaria, voglio dire. E penso che nei prossimi mesi di sicuro ci saranno molti fronti di battaglia che si apriranno in Francia, perché il governo non solo non ha cambiato rotta, ma sta già lavorando a una riforma delle pensioni, a una riforma dell'assicurazione di disoccupazione, e anche la privatizzazione degli aeroporti di Parigi e di diverse aziende statali importanti. E quindi per forza ci saranno reazioni a queste misure. Ci sono comunque, a parte i gilet gialli, negli ultimi mesi ci sono stati diversi movimenti del personale degli ospedali, dell'educazione, eccetera. E quindi bisognerà vedere se il movimento riesce a strutturarsi in qualche modo per creare delle convergenze con questi altri fronti di lotta. Vediamo. Allora, tutte e tre sicuramente, e sarà, diciamo, visto anche che vengono da, parlano di tre realtà diverse, insomma, perché abbiamo parlato comunque dell'Europa, quindi insomma di casa nostra, bene o male, perché la Francia è qui, e abbiamo parlato del, anche se ci sono delle differenze, perché il momento dei gilet gialli c'è stato in Francia, ma non c'è stato in altre zone d'Europa, forse qualcosina in Belgio, non lo so, se però non si è parlato di zone, insomma, come diciamo il mondo arabo, perché comunque lo Yemen è nello scontro, insomma, tra due potenze regionali, e concordo quando è stato detto prima tra il secondo round, diciamo, il primo è la Siria, tra quello che è lo scontro, insomma, storico tra l'Iran e quindi il mondo sciita da una parte, e l'Arabia Saudita, quindi un certo tipo di mentalità sunnita, neanche tutta, se volessimo essere più precisi, insomma, il wahabismo, insomma, quindi. E poi si è parlato quindi della questione dell'America Latina, che era forse, diciamo, quella che noi perlomeno una decina d'anni fa guardavamo con più ottimismo, con più speranza e anche con un po' di entusiasmo, perché comunque qualcuno diceva, forse ha torto, forse ha ragione, non lo so, comunque diceva che quelli che furono i semi del movimento altermondialista, che insomma si era manifestato da Seattle, Genova, insomma, avevano attecchito quantomeno in quello che era stata l'esperienza di Porto Alegre, e aveva dato vita a quello che addirittura qualcuno aveva provato a definire socialismo del XXI secolo, quindi anche parole forti. Addirittura Chavez aveva parlato per un momento della costituzione di una quinta internazionale, quindi si era parlato di cose importanti, si era parlato, insomma, non di dettagli, quindi anche qualcosa che creava un immaginario. Quindi tutto questo purtroppo sembra essere, diciamo, accantonato, sembra essere diciamo, messo in un angolo, e invece quello che mi sembra di emergere è il conflitto interimperialista, insomma, tra potenze, gli Stati Uniti, la Russia, la Cina, che per noi comunque è una potenza imperialista, perché di questo si tratta, c'è un sistema economico di capitalismo di mercato, c'è un mercato, quindi è un paese capitalista a tutti gli effetti, e sono questi, ed è quello un po' che emerge, insomma. Da questo punto di vista noi viviamo in un'epoca, e qui sta arriva la domanda, insomma, no? Dopo questa premessa che mi sembra doverosa, viviamo in un'epoca in cui siamo un po' schiacciati, ora chiaramente la domanda la dico da europeo, la dico, tra due posizioni che sono quelle che emergono, da una parte quella del liberismo, della globalizzazione, dell'idea di un qualcosa che necessita, insomma, per quello che è l'elemento centrale di una borghesia più progressista, che vuole, insomma, con forza porre, insomma, che abbiamo visto, insomma, è quello del liberismo, che qui ad esempio da noi è nei fan dell'Unione Europea, insomma, Macron è espressione di questo, ma qui insomma in Italia non è stato il Partito Democratico espressione di questo, sono personaggi come la Bonino, insomma. Dall'altra parte invece vediamo l'altro polo, l'altro aggregato, che è quello, diciamo, che, ahimè, purtroppo ottiene grandi consensi, e questo non mi sorprende, un po' veniva detto anche dalla compagna di Potere al Popolo di Parigi, quando diceva una parte del movimento dei gilet gialli però poi ha votato a destra, no? Quindi, ed è quello comunque di un rifiuto, insomma, quindi se vogliamo chiamiamolo sovranismo, nazionalismo, populismo, che abbraccia ampie parti
di lavoratori, insomma, di proletari, insomma, di quelli che dovrebbero essere, insomma, il nostro tessuto di riferimento, che fa una scelta invece fondamentalmente diciamo sovranista e nazionalista, ma insomma mi verrebbe da dire reazionaria, ecco, insomma. In questo scontro noi abbiamo pensato questa discussione, ecco, della domanda, arrivo alla domanda proprio del proprio, ci sia bisogno di riproporre un'idea di internazionalismo. Come si può fare questo? Chiaramente con le dovute differenze. Ora qui è mancato Karin Franceschi, che comunque hanno costruito un immaginario di Karin Franceschi, Davide Grasso, insomma, il Rojava ha rappresentato, e secondo me, tra l'altro noi in Italia dovremmo ricordarlo, Apo Çalhan sta in carcere in Turchia per colpa di Massimo D'Alema, per colpa di un governo di centrosinistra, per colpa, insomma, di tutta una serie di scelte politiche che hanno fatto sì che lui non avesse la possibilità di stare, insomma, ad avere il diritto di... E quindi in questi 20 anni, insomma, comunque ha patito il carcere in Turchia, come in tutto il mondo ci sono tantissime persone che subiscono la repressione. Ecco, la domanda è questa: quale possibilità abbiamo noi oggi di ricostruire un'idea di internazionalismo? Io non parlo di quello che era l'immaginario di Chavez, però ecco, quale filone esiste su questa cosa qui? Perché poi vedo, si vede che loro sono molto bravi, gli imperialisti, no? Allora, sui curdi, sì, va bene, però i curdi però poi dopo sono filoamericani, i palestinesi, insomma, si tende sempre, loro tendono molto a dividere e a creare una situazione, e noi ci troviamo schiacciati, insomma, tra questa dinamica da una parte di forze liberiste, diciamo, che appaiono più progressiste, ma in realtà non lo sono perché fanno l'interesse del mercato, e dall'altra parte forze che appaiono per certi versi più legate agli interessi apparentemente del popolo, ma in realtà sono espressione delle peggio istinti, dei primi reazionari e a forze anche fascistori. Questa è un po' la domanda, a tutte e tre la rivolgo. Diciamo la trappola, la gabbia della falsa alternativa tra liberisti progressisti e nazionalisti conservatori, che in realtà sono liberisti anche loro, e che sono tutto sommato due facce della stessa medaglia, il sistema e la sua assicurazione vita, noi diciamo in Francia, no? E in Francia questo è chiarissimo, cioè il fatto che ormai siamo in questa trappola in cui è molto difficile uscire da questa trappola, perché Macron si è scelto il Rassemblement National come il suo nemico preferito. E quello che dicevo prima, cioè che il 45% dei gilet gialli che hanno votato per l'estrema destra, quindi questo vuol dire che saranno 10, forse 20%, perché molti gilet gialli non hanno votato, si sono astenuti, ma di quelli che hanno votato 45. E se hanno votato Rassemblement National, è proprio, secondo me, ci sono diversi motivi. Secondo me uno dei motivi principali è probabilmente un voto strategico, perché votare Rassemblement National è proprio il miglior modo, miglior voto di contestazione, purtroppo, che c'è sul mercato elettorale in questo momento in Francia, per votare contro il governo. Ormai il popolo, le classi popolari, medie, non votano più per i partiti neoliberisti di potere come quello di Macron. E il partito d'estrema destra di Marine Le Pen è apparso come l'alternativa per dargli una sconfitta. Però c'è anche un altro motivo, ci sono altri motivi ovviamente per cui avranno votato l'estrema destra, e uno di questi motivi effettivamente è la questione, il fatto che almeno sulla carta continuano di difendere la sovranità, un'agenda sovranista, la sovranità nazionale, la sovranità del popolo. E questo è importante, perché bisogna riconoscere, bisogna vedere che nel movimento dei Gilets Jaunes, come in molti altri movimenti, penso in Europa ma non solo ultimamente, c'era al cuore del movimento c'era la questione della sovranità del popolo, c'era la questione della ridistribuzione delle ricchezze fortissima, che alla fine è anche una questione di solidarietà nazionale, e c'era la questione della sovranità del popolo, della partecipazione del popolo nelle decisioni, in un momento in cui dopo decenni di politiche neoliberiste, ma anche dopo che
diciamo, la democrazia rappresentativa in Francia, come in altri paesi, è stata un po' vuotata dal suo significato, perché molte delle decisioni monetarie, fiscali, economiche non sono neanche più prese a livello nazionale. Questa è una cosa che era molto detta dai Gilets Gialli, e dopo che la classe politica francese, come in altri paesi, appare sempre di più come una classe super corrotta dove non ci sono contropoteri, eccetera, questa è diventata una questione centrale, come lo era, come dicevi, nel movimento dei 5 Stelle, nel movimento Niados, eccetera. E quindi, al mio avviso, il miglior modo, quello che io ho sempre detto, pensato dall'inizio del movimento, è che, perché all'inizio del movimento la sinistra francese, come la sinistra italiana, eccetera, erano molto diffidenti, scettici nei confronti del movimento dei Gilets Jaunes, perché erano visti come un movimento contro le tasse, quindi contro la solidarietà fiscale, e un movimento anche contro la sfida ecologista, eccetera, e quindi e anche per, c'era un sospetto di presenza di gruppi d'ultradestra, eccetera, e quindi per molti motivi la sinistra ci ha messo un po' a raggiungere il movimento, e invece secondo me dall'inizio ho pensato che il fatto di, questa attitudine lì era come una profezia autorealizzatrice, perché non partecipare al movimento perché non rappresentava la forma pura della rivoluzione proletaria con la bandiera rossa, con la falce e il martello, era il miglior modo per assicurarsi che quel movimento spontaneo fosse recuperato dall'estrema destra con i suoi slogan sovranisti. E perché appunto con questa questione sovranista, e invece quello che si è visto è che dopo poco comunque tutti i gruppi più o meno di sinistra sociale e politica hanno raggiunto il movimento, e si è visto che anche se le questioni di immigrazione non erano completamente assenti, comunque erano molto marginali nelle discussioni di Gilets Gialli sulle rotonde, nelle assemblee nelle diverse carte di Gilets Gialli che sono girate sui social network, le domande dominanti, ma veramente in modo evidente, erano le questioni di fiscali, sociali, eccetera, e perché hanno deciso, cioè dopo settimane di discussione, eccetera, si sono resi conto che semplicemente le questioni di immigrazione erano secondarie, che forse era una questione che per molti esisteva, ma che in realtà le questioni più urgenti per loro materialmente erano le questioni di servizi pubblici, di salari, eccetera, eccetera. E insomma, dico questo per arrivare al fatto che il movimento non era un movimento che può essere, cioè che era essenzialmente un movimento razzista sulla linea dell'estrema destra, che in realtà la presenza anche della sinistra, secondo me, ha permesso appunto di evitare questa recuperazione, però che c'è bisogno di chiarire la questione, questa questione, cioè di affrontare la questione della sovranità, perché noi finché continueremo, noi dico la sinistra, finché continueremo di considerare la parola sovranità come una parolaccia, e finché non accetteremo semplicemente che sovranità del popolo vuol dire democrazia, vuol dire semplicemente potere al popolo, non saremo in grado di parlare alla gente, di parlare a una delle preoccupazioni principali. Però la sfida quindi è quella di riuscire a affrontare la questione in chiave internazionalista, e secondo me questo è quello che un po' già sta emergendo nelle assemblee delle assemblee, quindi uno dei poli di strutturazione dei Gilets Gialli, che stanno cominciando ad avere un discorso molto più anticapitalista e internazionalista che un discorso sovranista e nazionalista, diciamo. E, sì,
questo è. Grazie a tutti e tre, io direi di chiuderla qui perché siamo già arrivati a minacce, sarà dal bar che dalla cucina.